Buonasera e benvenuti a questo incontro di racconti di San Giuliano. Oggi quello che vorrei proporvi è di entrare in cantiere, di sbirciare, di scorciare delle immagini che normalmente non sono accessibili ai non addetti ai lavori. E così attraverso queste immagini l'idea è di offrire una carrellata di quelli che sono stati i lavori che si sono svolti presso l'Abbazia di San Giuliano e anche presso la Chiesa dal 2007 ad oggi. Entriamo in primis a vedere com'era la situazione nel 2012. Dopo un lungo cantiere terminato con delle controversie con l'impresa, finalmente si riuscì a pulire l'area di cantiere e a rendere nuovamente visibile il prospetto dell'abbazia da Corso Italia. Fu un inizio, forse anche solo simbolico, di un cambiamento dopo che per tanti, tanti anni i lavori si erano fermati senza procedere in alcuna direzione. Così nel 2014 e nel 2015 si diede mano ai lavori di consolidamento della facciata su Corso Italia. Apparentemente, camminando su Corso Italia, la facciata non si presentava particolarmente degradata, ma alcuni elementi avevano delle problematiche, tra questi soprattutto le colonnine in cemento artistico che ritmano le aperture della facciata. Come potete vedere, erano in molti casi lesionate, e questo è dovuto al fatto che la loro anima in metallo si era ossidata spaccandole. Molte sono state restaurate, alcune sono state proprio sostituite, e le anime nuove delle colonnine sono state fatte in materiale inossidabile, materiale plastico. Anche altri elementi decorativi necessitavano sicuramente di un restauro e di un intervento, molte cornici, e alcuni interventi invece sono serviti per rendere funzionale l'abbazia ad una funzione, diciamo, aperta al pubblico. In questo caso, infatti, vedete che nell'estremo di ponente del prospetto su Corso Italia è stata aperta una porta dove prima era presente solo una finestra, e questa è una via di fuga che rende a norma per, diciamo, per la sicurezza antincendio un ipotetico percorso di visita dei locali interni. L'esito dei lavori della facciata è quello che potete vedere ancora oggi passeggiando per Corso Italia, che è raffigurato in questa fotografia. Poco dopo iniziarono, anzi quasi in contemporanea, iniziarono i lavori di completamento delle opere interne al piano terra e della pavimentazione esterna. Bisogna dire che le opere al piano terra erano già all'80% realizzate dall'impresa precedente, sia quelle edili che quelle impiantistiche, però necessitavano di essere ultimate, soprattutto nelle finiture sia degli impianti sia delle opere edilizie. Qui potete vedere i lavori di pavimentazione del chiostro interno realizzato in mattoni disposti di coltello. Le lavorazioni sulla pavimentazione esterna di nuovo ripropongono il motivo dei mattoni disposti di coltello con una bordatura in pietra di arenaria. Nella parte centrale sono presenti delle piastrelle in cemento, le cementine, che erano già presenti in altre parti dell'abbazia. Il progetto originale, l'architetto Rosato, prevedeva in realtà dei materiali più nobili, ma alcune ristrettezze proprio economiche hanno portato a questa scelta, che comunque era coerente con le pavimentazioni a mare dell'abbazia stessa. Finiti i lavori del piano terra, della pavimentazione esterna su Corso Italia, ci fu una settimana di apertura dell'abbazia, San Giuliano ritrovato. Fu un'occasione per utilizzare l'abbazia e soprattutto il chiostro per concerti, sia strumentali che vocali che coristici, grazie anche all'eccezionale, veramente eccezionale acustica del chiostro stesso. I lavori continuarono ancora sul lato verso mare. Il lavoro forse più urgente era rispetto alla loggetta che tramite due rampe di accesso permette appunto di entrare nel chiostro in quota. La loggetta
risale alla fine del 600 ed è un elemento fortemente caratterizzante l'architettura dell'abbazia. Uno dei due pilastrini che la sorregge aveva dei seri problemi strutturali e si è dovuto intervenire con un rinforzo strutturale, appunto. Nel 2018 si mise mano alla realizzazione della sede del Nucleo Tutela Carabinieri, un intervento importante che ha interessato l'ultimo piano dell'abbazia, diciamo quello dove in passato probabilmente erano collocate le celle dei monaci, e l'ala verso levante dell'abbazia stessa, come potete vedere dalla foto in basso a sinistra, dove in portone verde segna l'accesso proprio al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Dal punto di vista tecnico, forse il problema più importante di questo cantiere era quello legato all'umidità di risalita. E su questo ancora stiamo verificando l'efficacia dei nostri interventi con delle misurazioni annuali dell'umidità. Ma la cosa più importante di questo intervento non è l'intervento stesso, ma il fatto che una volta ultimato, ciò ha permesso di far vivere l'abbazia, di dargli una funzione, di essere vissuta, custodita. E questa funzione, che è perfettamente compatibile con una funzione pubblica espositiva del piano terra, che è il piano più ampio dell'abbazia, è un elemento di sinergia veramente positivo per la tutela del bene. Ancora nel 2018 i lavori proseguirono sul lato a mare, lungomare Lombardo, sulla facciata. Vennero ultimate le rampe di accesso alla loggetta e anche risolti una serie di problemi di umidità, di davanzali, di cellini di finestre che avevano portato a infiltrazioni di umidità nella facciata stessa, come vedete nella foto in alto a sinistra e poi nella foto in basso a destra. Prima di questo lavoro fu necessario intervenire anche sull'albero che vedete proprio a fianco alla loggetta. Questo albero aveva una fronda molto spostata e non assolutamente simmetrica e è stata fatta una verifica da dei tecnici agronomi per la stabilità della pianta, essendo così tanto vicina all'edificio. Alla fine di questa analisi venne decisa un intervento di potatura, ma l'albero fu lasciato nella sua posizione, seppur così vicino all'abbazia. Come vedete nella foto di sinistra, l'albero proprio aveva delle fronde che sporgevano proprio sopra al corpo di fabbrica, che poi sono state potate. Gli ultimi lavori, che sono in parte ancora in corso, riguardano la messa in sicurezza della copertura della chiesa. Sono stati interventi un po' urgenti perché delle situazioni erano alquanto critiche. L'acqua entrava nella chiesa e qui sbirciamo cosa si vede nel tetto del coro della chiesa. Vedete che la luce si intravede benissimo in prossimità del colmo e lì e in molti altri punti l'acqua, quando piove, entra abbondantemente a bagnare la volta del coro. Nella foto in alto a sinistra vedete l'estradosso della volta che quando piove appunto riceve l'acqua che filtra dal manto di copertura non continuo. Su questo manto si è intervenuto in maniera provvisionale, quindi utilizzando gli operai alpinisti. Si sono riparate le discontinuità maggiori e poi è stata posta una sorta di guaina resinosa sopra l'ardesia per far sì che l'acqua non continuasse a percolare all'interno della struttura, innescando poi una serie di danni ancora più gravi. Invece nella copertura a falda unica della navata principale il problema era molto più grosso. Un trave principale, una terziera, si era spezzato, come potete vedere dall'immagine in alto a destra, e questo dava dei problemi di proprio strutturali urgenti da risolvere. Così furono realizzati i lavori di puntellatura, di sostituzione di quel trave che ha delle dimensioni abbastanza considerevoli. Infatti vedete a sinistra
è stata utilizzata una gru per trasportare su i due elementi che giuntati sostituiscono il trave originale. Per fare questi lavori si è optato inoltre per coprire comunque con dei teli in PVC tutta la falda della chiesa durante i lavori. Questo perché la falda aveva già fatto passare parecchia acqua, le volte delle navate sottostanti erano già imbibite d'acqua e quindi bisognava ridurre il più possibile ogni ulteriore accesso e veicolo di acqua nelle strutture. Queste che invece vedete qui sono le coperture delle volte delle cappelle laterali lato mare. Anche qui vedete che lo stato di conservazione dei travetti e del tavolato sono alquanto precarie. Inoltre è molto curiosa la struttura che regge il terrazzo sopra le volte, che è costituita da degli archi che scaricano proprio in mezzeria delle volte sottostanti, con una curiosa architettura e una curiosa struttura. E adesso i lavori in corso quali sono? Sicuramente si continuerà e si ultimerà il lavoro di ripristino delle falde delle cappelle laterali. Ma sicuramente il lavoro più importante, che è in fase di progettazione ad opera della Regione Liguria, è la realizzazione della Casa dei Cantautori, quindi un museo che a livello nazionale renderà davvero questa abbazia un luogo di incontro per musicisti, ma non solo per musicisti. Vi ringrazio per aver ascoltato questi, anzi, visto questi scorci di cantiere. Vi ricordo, come vedete nell'ultima slide, i siti della Biblioteca Universitaria e dei Beni Culturali della Liguria e vi ringrazio per l'ascolto.